Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Sento che ormai si parla amabilmente di Navalny come di un fiero sostenitore della democrazia, dei diritti e dei valori, che si sta battendo come un leone, pagando sulla propria carne viva le conseguenze della propria opposizione democratica al tiranno perfido Putin, zar rosso bruno, Hitler e insieme Stalin, re di vivi. Questa è la narrazione attualmente in auge nell'Occidente a trazione liberale atlantista. Ora, bisognerebbe fare un piccolo ripasso storico per capire chi realmente sia Navalny. Perché gli stessi che ora lo stanno celebrando come eroe della democrazia e della libertà erano quelli che nel 2017 o anche nel 2012 ci informavano del fatto che Navalny era un blogger xenofobo. E che Navalny guidava l'estrema destra. Insomma, lo diceva la stampa di Torino per inciso. Cito testualmente: blogger xenofobo 2012, Navalny che guida l'estrema destra in piazza contro Putin a Mosca 2017. Quindi, forse, il signor Navalny non nasce propriamente come espressione massima della libertà e della democrazia, forse i valori in cui si identifica sono altri, a quanto pare, secondo quanto ci viene riferito o quanto ci veniva riferito dai professionisti dell'informazione, che adesso però hanno riabilitato all'improvviso ed incanto Navalny, mutandolo quasi come da rospo a principessa, mutandolo da a principe, anzi, pardon. Ma ormai sapete, le categorie sono liquide anch'esse, l'hanno mutato in eroe della libertà e dei diritti. Ecco, è curioso, no? Del resto sono riusciti a fare qualcosa di analogo con il battaglione Azov, che all'improvviso è stato mutato in una legione di lettori attenti e filologicamente attrezzati di Kant e della critica della ragion pratica, analogamente Navalny, che è ovviamente l'uomo su cui l'ordine global capitalistico sta puntando in funzione antiputiniana, anzi sogna Washington di sostituire Putin con Navalny, con un manichino liberale atlantista pronto a ridurre la Russia al rango di semplice dépendance di Washington. Ecco che allora cambia la narrazione, no? Come insegna Orwell, la storia era un palinsesto che poteva essere riscritto di giorno in giorno e quindi lo stesso Navalny, che fino a ieri era considerato un estremista di destra, un blogger xenofobo, oggi viene insignito del titolo di paladino dei diritti, della libertà e addirittura si parla di assegnargli il premio Nobel per la pace del 2023. Sì, è spuntato fuori anche il suo nome, davvero da non credere.